Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. In questo video vi racconto 10 storie del rock and roll e in fondo a queste parlerò di un cofanetto che può farle rivivere nei vostri impianti. Seguitemi nel ricordo delle prime stelle del rock. 25 dicembre 1954. John Marshall Alexander Jr., in arte Johnny Ace, è un giovane pianista che incide per la Duke Records di Memphis. A 25 anni ha già suonato con un altrettanto giovane B.B. King e pubblicato anche qualche singolo, in attesa della hit che gli cambi la vita. Quella sera di Natale, con la sua band, suona al Civic Auditorium di Houston, in Texas. Sono i primi vagiti del rock and roll, che tutti ancora chiamano rhythm and blues. Johnny ha appena concluso la prima parte del concerto, regalando al pubblico una sentita versione della sua ballata Pledging My Love. Nel backstage, come spesso fa, Johnny sta giocando con una pistola calibro 22, forse per impressionare una ragazza. Ha anche alzato il gomito e qualcuno nella stanza gli prega di fare attenzione. «Tranquilli, non è carica», risponde lui, prima di poggiare la pistola sulla tempia e premere il grilletto. Era convinto che non ci fossero proiettili nel tamburo, ma si sbagliava. Un evento di festa si trasforma in una tragedia, ma quella di Johnny Ace diventa la leggenda della prima vittima della storia del rock. I'll forever love you the rest of my days. 13 maggio 1955. In chiusura di una straordinaria performance a Jacksonville, in Florida, davanti ad uno scatenato pubblico di 14.000 invasati, soprattutto di sesso femminile, Elvis su di giri scherza col pubblico. «Ragazze, ci vediamo nel backstage!» Le fan della prima fila lo prendono in parola, travolgendo le sedie e il palco al centro del campo. Elvis scappa negli spogliatoi, ma le fan trovano una finestra rimasta inavvertitamente aperta. I poliziotti e il famigerato manager colonnello Parker trovano Elvis terrorizzato, con la camicia strappata, la giacca ridotta a brandelli, senza cintura e senza calzini. Elvis non è ancora il re, ma la notizia dell'accaduto fa scalpore e conferma al colonnello che quella che ha tra le mani è una gallina dalle uova d'oro. La leggenda racconta ancora che quando il colonnello Parker era diventato manager di Elvis, Mi Boren Axton, un'insegnante e discografica di Nashville, gli aveva promesso di scrivergli il primo singolo da 1 milione di copie vendute. Andrà proprio così, con un pezzo nato per caso, scritto a quattro mani con Tommy Darden, un ex riparatore di lavatrici che si era ispirato ad una storia vera, quella di un uomo che prima di suicidarsi si era vestito di tutto punto, aveva distrutto ogni riferimento alla sua identità e lasciato solo un biglietto, con scritto «Cammino in una strada solitaria». L'Axton suggerì di inserire un hotel per cuori infranti alla fine di quella strada. L'immagine funzionava e Heartbreak Hotel rimarrà per 8 settimane in testa alle classifiche americane del 1956. 4 dicembre 1955. Carl Perkins si sta godendo un po' di divertimento in una sala da ballo, ma da diversi minuti non è la musica a coinvolgerlo. Lo distrae una meravigliosa ragazza, che purtroppo è accompagnata da uno strano tipo, che indossa delle scarpe di camoscio blu. Invece di stringere a sé la bellezza che ha vicino, è più preoccupato che qualcuno gli sporchi le scarpe, e così continua a dire a tutti di stare lontani, compresa la sua ragazza. Perkins rimane così colpito da questa scena che quando torna in hotel alle 3 di notte scrive di getto Blue Suede Shoes, annotando le parole su un sacchetto di patatine, non avendo fogli di carta. Uno dei primi rockabilly della storia, su un paio di scarpe blu di camoscio, aveva rischiato di essere stata scritta su un rotolo di carta igienica. Well, 14 settembre 1955. Richard Pennyman, che si fa chiamare Little Richard,
È già 4 anni che incide dischi, ma senza successo. Il genio folle ed inarrestabile che Robert Blackwell ascolta dal vivo non è ancora uscito in tutta la sua forza. Ma Blackwell vuole dare ancora fiducia a Mr. Pennyman. È sicuro che ci sia del talento in quel piccolo furetto nero, che brucia il suo pianoforte dal vivo, ma si spegne completamente quando entra in sala di registrazione. Nell'aria, quel giorno di settembre, c'è molta frustrazione. Meglio fermarsi ed andare a pranzo. Mentre aspettano che arrivi il cibo, Little Richard si mette al pianoforte e con tutta la rabbia che ha in corpo suona un vecchio brano che era solito eseguire in locali gay del sud. Il brano inizia con un suono onomatopeico che vuole simulare la batteria. Il testo però è troppo allusivo. Va ritoccato e presto, per non far svanire la magia. Blackwell chiama subito una cantautrice locale, Dorothy Lebostry, che sostituisce al volo i versi più espliciti. In attesa di una porzione di pollo che non arriverà mai, nasce Tutti Frutti. Dal Texas a New Orleans, il clima cambia completamente. Una pioggia di insulti da parte del potente produttore Dave Bartholomew della Imperial sta investendo il povero Fats Domino. A suo dire, il pianista non ha tutto il materiale che gli aveva promesso. Figuratevi che succede in quello studio quando Domino gli propone di registrare una canzone del 1940 che parla di mirtilli in collina. Ma Domino insiste perché quella canzone gli ha cambiato la vita ed è sicuro che sarà un successo. Bartholomew sembra cedere e gli fa provare il brano, ma dopo 3 minuti, arrabbiatissimo, abbandona lo studio. Passata la sfuriata, il produttore torna in studio. Fats Domino è andato via, ma comunque ha registrato 3 sessioni di quel brano e alla fine non risultano poi tanto male. Tra residui di rabbia ed orgoglio, Bartholomew non richiama Domino in studio. Per un po' non se lo vuole vedere intorno. Assembla da solo le parti del brano dalle varie sessioni e da questo grappolo nasce Blueberry Hill, che raggiungerà il 2º posto in classifica nel 1956. Una sera di novembre del 1954, Ray Charles sta viaggiando lungo le strade dell'Indiana col suo direttore musicale Ranald Richard. I due sono in macchina quando una radio locale passa il gospel It Must Be Jesus dei Southern Tones. I due conoscono bene quel brano e cominciano a cantarlo insieme. Ad un certo punto Ray inserisce il verso I Got a Woman e si sente rispondere Yeah, she lives across town. Il giorno successivo, Richard riscrive il testo della canzone che Ray registra in una stazione radio di Atlanta. La session passa alla storia come il giorno in cui nacque il soul, magica miscela di gospel, rhythm and blues e influenze jazz. I got a woman way over town. That's good to me. Un'altra sera, questa volta di 10 anni prima, Charles Edward Anderson Berry viene arrestato ed incarcerato insieme ad un gruppo di amici per rapina a mano armata di 3 negozi di Kansas City. Fuggendo dalle rapine, la macchina si rompe. Per scappare ne serve un'altra. Al signor Berry è rimasta la pistola delle rapine per procurarsela, sempre rimasta a scarica e già non funzionante. Un tizio passa sfortunatamente di lì e alle rapine si aggiunge il furto d'auto. Al riformatorio di Algoa, Chuck Berry passa i successivi 3 anni. Forse il ricordo di quella sfortunata serata ispira la scena di inseguimento da film poliziesco di Maybelline, compressa in 2 minuti di registrazione negli studi della Chess Records di Chicago il 21 maggio 1955. Il DNA della canzone deriva addirittura dal western swing di Bob Wills and his Texas Playboys. Ma il titolo lo trova per caso Leonard Chess, dopo aver ritrovato una confezione di mascara Maybelline abbandonata sul pavimento dello studio. Per non avere problemi con la casa cosmetica, sostituisce l'unica I di Maybelline con una E. E anche Chuck Berry, grazie ad un rossetto, si conquista il suo posto nella storia. Oh Maybelline, why can't you be true?
You done started doing the things you used to do. Parlando di motori, non si può non citare la storia di Gene Vincent, uno dei primi ribelli del rock, che nel 1955 è ricoverato in un ospedale della Virginia per un incidente in moto. Nello stesso ospedale è ricoverato un certo David Graves. I due fanno amicizia, fino al punto che Vincent chiede a Graves di scrivergli una canzone. Graves accetta in cambio di una somma minima di denaro, tanto per avere qualcosa quando uscirà dall'ospedale. L'accordo prevede inoltre la cessione di tutti i diritti a Vincent, cosa che Graves fa serenamente, non immaginando che di lì a poco quella canzone sarebbe diventata un'icona del rock and roll. Il 19 marzo 1955 viene proiettata la prima del film Blackboard Jungle, da noi Il seme della violenza. Il film accende i riflettori sul problema della violenza giovanile, ormai una questione di attualità in quegli anni. L'intento del film è proprio quello di una presa di coscienza pubblica, come recitano i titoli di testa. Il film ha però l'effetto opposto, innescando una miccia esplosiva. È la scena iniziale a colpire i giovani, quando questi ballano freneticamente il rock and roll sulle note di una band il cui leader è fisicamente molto distante dallo stereotipo del ribelle alla James Dean di Gioventù Bruciata. Bill Haley è già sulla trentina, un po' sovrappeso, e ha un ridicolo ricciolino impomatato sulla fronte. Eppure la sua Rock Around the Clock innesca il primo scontro generazionale. Chiudo questa serie di racconti con un ultimo contributo dedicato nuovamente a Presley. Se esiste un brano che delinea chiaramente una differenza tra il rock e tutto quello che lo influenza, questo brano è quello che viene presentato da Elvis al Milton Berle Show il 5 giugno del 1956. Scritta originariamente per la cantante rhythm and blues Big Mama Thornton dal celeberrimo duo di songwriter Jerry Leiber e Mike Stoller, la versione di Elvis di Hound Dog scandalizzerà 40 milioni di americani, mentre seduti davanti alla televisione vedono un giovane di bella presenza contorcersi come un ossesso, ancheggiando e roteando il bacino come nel bel mezzo di un amplesso. Il giorno successivo la stampa massacrerà quel giovane, che a detta loro aveva mostrato un gusto per l'esibizionismo che riportava l'umanità all'età della pietra. Ci vorranno 30 sessioni in studio per registrare la versione perfetta per Elvis, ma il singolo Hound Dog, Don't Be Cruel, resterà nella storia anche per essere stato il primo singolo a raggiungere il vertice di tre classifiche, quella pop, quella R&B e quella country, con 10 milioni di copie vendute a livello globale. Un record che durerà per 36 anni. Se questo video vi sta piacendo, potete farvelo sapere con un commento, un mi piace o magari iscrivendovi al canale, attivando anche la campanellina. Se inoltre, incuriositi da questo video, voleste fare un corposo ripasso del rock anni 50, posso assolutamente consigliare questo cofanetto Elvis Presley and Friends, che ho acquistato diverso tempo fa nei mercatini dell'usato di Roma. Quello che mi colpì al tempo non fu tanto il numero di CD per il prezzo di acquisto, ancora visibile nello sticker pericoloso da rimuovere, ma il fatto che fosse realizzato dalla Promo Sound Ltd, ex etichetta irlandese il cui catalogo è stato acquisito dalla storica Saar di Milano, prima etichetta di molti cantautori italiani. Conoscevo la bontà dei prodotti Promo Sound grazie a quest'altro cofanetto economico, altrettanto eccellente sia nella scaletta, praticamente dello stesso periodo, ma con pochissime sovrapposizioni, sia nella qualità sonora, restituita in originale, senza interventi a riduzione del rumore. Con i suoi 250 brani, Elvis Presley and Friends mi avrebbe dato la possibilità di scoprire artisti o gruppi meno noti, oppure brani meno conosciuti degli artisti più famosi. A questo prezzo ne valeva sicuramente la pena, tanto più che l'esperienza di ascolto è assolutamente valida anche in questo caso.
Le registrazioni, con i loro pregi e difetti originali, permettono di mettere in evidenza le peculiarità di ogni artista o di ogni studio di registrazione, principalmente di etichette indipendenti oggi di valore storico, come la Duke, la Imperial, la Sun, la Chess o la Peacock. Proprio quelle che abbiamo raccontato nelle 10 storie sul rock and roll. Per darvi un'idea, man mano che ascoltavo i CD, oltre alla scoperta, anche in termini di varietà di generi, frequenti nel cofanetto gli sconfinamenti al pop, al country, al doo-wop, mi sono messo a raccogliere qualche semplice dato di base, in modo da comprendere meglio la copertura di questo cofanetto della durata complessiva di 830 minuti. Guardando all'anno di pubblicazione dei singoli, il cofanetto copre più del decennio degli anni 50, ma la maggior parte dei brani, 185, sono concentrati nel triennio 1954-1956, proprio quello dell'esordio di Elvis fino al suo massimo fulgore artistico. Se analizziamo il cofanetto rispetto agli artisti o ai gruppi presenti, più di 80, Elvis è il più rappresentato con 29 brani, seguito, e credo capiate il perché, da Bill Haley con 18, Fats Domino con 12 e così via. Come dicevo prima, sono frequenti gli sconfinamenti del cofanetto in generi diversi dal rock and roll, come testimonia la buona rappresentanza di Dean Martin. Degli 81 artisti inclusi nel cofanetto, solo 34 sono rappresentati con un solo brano. Qui colpisce l'assenza di Buddy Holly e Jerry Lee Lewis. Non li trovate nemmeno nell'altro cofanetto, quindi deve esserci un tema di diritti. Per chiudere, direi interessante anche la statistica delle etichette discografiche rappresentate, ben 28, con pari numero di brani tra major e indipendenti. Se ne trae quindi la conclusione che anche rispetto alla scelta editoriale, questo cofanetto è stato assemblato con criterio e sicura conoscenza della storia di quel primo rock. Non posso pertanto che consigliarvelo e ringraziarvi nuovamente per essere arrivati fino a qui. Buon ascolto se acquisterete il cofanetto. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.